see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata, nel 1935, la BMW costruisce la 319, la sua prima 6 cilindri con cilindrata prossima ai 2 litri. Conosciamo la versione cabriolet. Poi incontriamo i protagonisti della parata dei campioni dell'ultima edizione di Asia Motor Show. Napoli ha vissuto i fasti del Gran Premio automobilistico al circuito di Posillipo, mentre a Stafford in Inghilterra le moto all'asta di Bowman's hanno raggiunto cifre record. Anche in Italia sono stati celebrati i 60 anni della Citroen DS e sempre ad Asia Motor Show c'è anche chi la moto per girare in pista la trasporta con un motocarro del secondo dopoguerra. Con la presentazione nel 1935 del modello 319, la BMW rafforza il suo ruolo tra i produttori di auto di prestigio. È una definizione giustificata soprattutto dall'impiego del motore a 6 cilindri, visto che le dimensioni della nuova macchina sono piuttosto contenute e non solo in relazione al periodo, con la lunghezza massima di soli 3,90 m e l'interasse di 2,40 m. A metà degli anni 30, per la BMW è ormai una consuetudine equipaggiare le sue vetture con il motore a 6 cilindri, anche se l'azienda tedesca ha fatto il suo esordio tra i costruttori di automobili solo a partire dal 1929 e la prima auto con questo frazionamento di cilindrata è stata presentata all'inizio del 1933. A fare della 319, una macchina destinata ad inserirsi tra quelle di fascia medio-alta, non sono solo il numero dei cilindri, ma anche la cilindrata, visto che la 319 è anche la prima 1009 prodotta dalla BMW. In precedenza, indipendentemente dal numero dei cilindri, la cilindrata non superava i 1500 cm3. Quello che potremmo chiamare lo stadio evolutivo delle 6 cilindri inizia con la tipo 303 nel 1933, che è una 1200 da 30 cavalli di potenza massima. L'anno successivo è la volta della 315, con la cilindrata che cresce a 1500 cm3 e la potenza raggiunge la soglia dei 34 cavalli. Infine, nel 1935, al vertice della gamma produttiva BMW arriva la 319. Quest'ultima, rispetto alla 315, si differenzia solo nel motore e in qualche dettaglio estetico, come le coppe copriruota più grandi e la presenza di 3 fregi decorativi sopra la griglia del feritoio di raffreddamento. La 319, alla stessa stregua dei due modelli precedenti, è disponibile in vari allestimenti di carrozzeria. In questo servizio conosciamo nei dettagli la piuttosto rara Sport Cabrio, disponibile con la carrozzeria designata dalla Reuter, come quella che vediamo, oppure dalla carrozzeria Drauz. Tutte le 319 comunque, indipendentemente dalla carrozzeria aperta o chiusa, a 2 o a 4 posti, hanno caratteristiche tecniche simili. L'estetica della Sport Cabrio è dominata dal lungo cofano con il radiatore a cuneo dalla caratteristica forma detta a doppio fagiolo e dai fari cromati, soluzione quest'ultima impiegata per l'ultima volta proprio sulla 319. Le due portiere sono incernierate anteriormente, soluzione utilizzata sulle versioni sportive e sulle limousine, mentre la berlina e la cabriolet a 4 posti hanno l'apertura controvento. La ruota di scorta è esterna, ma è racchiusa in un coperchio fissato su quello del bagagliaio. All'interno di quest'ultimo, a cui vi si accede dall'esterno, è contenuto il foglio in tela che avvolge la capote quando viene abbassata. L'accesso all'abitacolo è agevole e i sedili offrono un ottimo comfort di marcia. Anche la 319, come tutte le BMW costruite prima della Seconda Guerra Mondiale, ha il parabrezza parzialmente basculante, con la parte posteriore che può essere abbassata per aumentare la circolazione dell'aria. Il cruscotto è ben rifinito e comprende gli indicatori per la pressione dell'olio, del carburante, il tachimetro contachilometri e il termometro dell'acqua. Assieme al piacere estetico funzionale ci sono soluzioni tecniche di primo ordine, frutto dei progetti di Fritz Fiedler e di Rudolf Schleicher. Il motore ha un 6 cilindri in linea con misure di alesaggio e corsa di 65x96 mm, da cui si ricava la cilindrata totale di 1911 cm3. Con il rapporto di compressione di 5,6 a 1, la potenza massima è di 45 cavalli a 3750 giri. La camera di combustione è emisferica e la distribuzione a valvole in testa comandate da aste bilancieri con un singolo albero a cam nel carter.
Il raffreddamento è a liquido con pompa e radiatore e all'alimentazione provvedono due carburatori Solex verticali con diffusore da 26 mm. Il serbatoio ha la capacità di 40 litri e si trova nello stesso vano del motore. L'avviamento è elettrico, alimentato dalla batteria da 6 volt. Trasmissione posteriore con la frizione a disco singolo a secco e il cambio è a 4 rapporti più retromarcia con il comando a leva sul pianale. La velocità massima oscilla intorno ai 115 km all'ora e il consumo dichiarato è di circa 11-12 litri per 100 km. Per il telaio non vengono apportate variazioni rispetto a quelle del modello precedente, con una struttura formata da due longheroni a sezione ovale rinforzata da 3 travi. La sospensione posteriore è del tipo a ponte rigido con molla ellittica e ammortizzatore idraulico, mentre all'avantreno troviamo la sospensione a ruote indipendenti con balestra trasversale. Le ruote sono a disco e montano pneumatici da 525-550x16. La carrezzata anteriore è di 1153 mm e quella posteriore è di 1270 mm. I freni a tamburo da 230 mm sono potenti ma modulabili, nonostante siano a comando meccanico. Grazie al peso a secco di 850 kg, la macchina si guida agevolmente senza faticare. La Sport Cabrio viene costruita in un totale di 238 esemplari. Di questi, 187 sono quelli equipaggiati con la carrozzeria Reuter in produzione da febbraio 1935 a settembre 1936, mentre sono 51 quelli con carrozzeria Drauf, assemblati solo da giugno a settembre del 1936. In entrambi i casi il prezzo di listino era di 5.800 marchi, il più costoso tra le 319. Complessivamente le BMW 319 sono state costruite in 6.646 esemplari dal mese di dicembre del 1934 alla primavera del 1937, anche se fin dal 1936 era stata sostituita dalla 326 al vertice della gamma. Metti insieme 6 campioni del mondo per un totale di 24 titoli guidati vinti in tutte le classi del moto mondiale, che partiva dalla 50 e arrivava alla 500 passando per la 125, 250 e 350, altrettanti protagonisti che hanno occupato le altre due prime posizioni delle classifiche guidate e un bel gruppo di piloti che hanno corso nelle varie specialità, dalla velocità alla salita, dall'endurance alle maratone stradali, e lo scacchiere della grande parata dei campioni di Asia Moto Show è fatto. Questa volta ad entusiasmare tantissimi appassionati intervenuti all'autodromo di Varano Melegari per l'atto conclusivo della 14ª edizione di Asia Moto Show ci sono state diverse novità, già a partire dalla formula, che non si è limitata ad assegnare agli ex protagonisti delle competizioni il ruolo di mettere il sigillo di chiusura all'evento, ma li ha visti impegnati in una parata fin dal sabato, che in previsione di quella della domenica è stata chiamata «I campioni scaldano i motori». L'iniziativa ha avuto una duplice finalità. Da una parte, offrire agli spettatori presenti il sabato l'opportunità di non perdere uno dei momenti più affascinanti e spettacolari della 3 giorni organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano. Dall'altra, ha messo gli ex piloti nella condizione di poter usufruire di una ulteriore occasione di divertimento. E che per i campioni Asia Moto Show sia un momento di piacere lo confermano le parole di una delle grandi new entry di questa edizione, il 6 volte ridato Jim Redman. Qui quello che guardi è tutto fantastico, con le moto che vanno dal 1900 a quelle di adesso. Non mi sarei mai aspettato di fare il primo giro della pista a bordo di un sidecar d'epoca, che forse, no, lo è sicuramente, è più vecchio di me. Conoscevo Varano solo per quello che mi aveva detto il mio amico Romano Colombo, che mi ha messo in contatto con gli organizzatori. Dopo è stato tutto facile. Se ci sono altri eventi in Italia, date il mio recapito a chi organizza. Mi piace tornare in Italia e mi trovo bene con gli italiani. I love to come, I love Italy, you know, I love the Italian people. Tra gli esordienti di Asia Moto Show c'è anche il campione europeo della classe 80, Giuseppe Ascareggi, che si è ributtato nella mischia con la Minarelli 80 del 1981, in mezzo a moto molto più potenti e veloci. Più che altro l'effetto è che era tanto tempo ci montavo, per il resto sono insieme agli altri. Non è che mi spaventa grosso e piccino, ci sono e faccio il mio. Però dopo 25 anni è stata dura. Io non monto più neanche in motocicletta, cioè io proprio zero, sono rimontato oggi, perciò mi sembra che sia più che soddisfacente, poi sono felice nel senso. Accanto ai nuovi arrivi ci sono gli amici di sempre di Asia Moto Show,
dall'inglese Phil Reed, 7 volte iridato e primo pilota nella storia a vincere in 125, 250 e 500, al venezuelano Carlos Lavado, 2 volte campione del mondo alla 250, oppure il 3 volte titolato Freddy Spencer, che ribadisce: Yes, it's just great to be here. This is one of my, if not my favorite event. È grandioso essere qui. Questa è la manifestazione che preferisco perché c'è un grande calore umano assieme all'interesse per le motociclette. Senti che c'è grande passione e quelli che vengono qui ci tengono veramente ad esserci. Per me ogni volta è un piacere venirci. Negli ultimi 5 anni sono venuto 4 volte e quando mi invitano sono contento. Ogni volta passo 2 o 3 giorni di grande felicità. Mi piace moltissimo. Per tornare alle novità di questa edizione della parata, una davvero grossa l'ha offerta anche il 3 volte ridato della 125 Pierpaolo Bianchi, che dopo una 30 d'anni è tornato a guidare una cagiva, ma non la 125 che aveva usato a fine carriera degli anni 80, ma sulla 500. Che effetto ha fatto? Altra roba, altra musica, altra musica. Anche perché l'esperienza mia è stata un'esperienza così volante e poi terminata. Questo è sempre stato un sogno poterla provare. Ho avuto l'occasione dell'amico Jerry che mi ha dato la possibilità, non mi sono fatta scappare. Chiaramente tranquillo, da pilota veterano ma pensionato. Le è venuto qualche rimpianto? Ho pensato che se avessi cambiato categoria, forse prima di diventare anziano, potevo vincere forse un mondiale anche da un'altra parte, ma cosa che non mi è mai interessata. Però ho visto che non sono il più scarso neanche in altre categorie, sarei stato. Un po' di esperienza, magari un titolo l'avrei vinto. Però da giovane, A Varano il 5 volte tricolore Marco Dall'Aglio è quasi un'istituzione. È il detentore del record della pista e su questo circuito ha colto innumerevoli successi. Eppure, quando viene ad Asi Moto Show... Ma quello che più mi fa contento è vedere la gente contenta quando giro, che quando torno hanno le lacrime agli occhi, mi fanno ricordare mio padre con il Saturno. E ti ripeto, te l'ho già detto un'altra volta, se non fosse per loro, io da quando è morto mio padre, per girare in moto da solo non mi interessa, e vedere proprio la gente quando contenta. L'atmosfera di Asi Moto Show si può dire abbia contagiato anche il tedesco Ralf Waldmann, per 3 volte vice campione del mondo della 250 alle spalle di Max Biaggi e 20 volte vincitore di un gran premio, che nonostante questo palmarès si è iscritto come fosse un semplice collezionista di moto d'epoca. Yes, this is true, because... Perché mi piace lo show e mi piace incontrare i vecchi piloti. I miei amici mi avevano detto che è una bella festa, si mangia e si beve bene e qui si stavano molto bene. Così sono venuto anch'io. Anche in Germania facciamo molte evocazioni storiche, come la prossima che sarà al Sachsenring. La parata dei campioni ha chiuso un'edizione di Asi Moto Show, ma idealmente ci proietta già verso quella del prossimo anno. E allora lasciamo la parola al presidente dell'ASI, Roberto Loi, sulle prospettive future. Sarebbe veramente deleterio se quando si raggiungono certi risultati poi si cambiano le tendenze, si cambiano i programmi senza chiedersi il perché. Il cambiare può essere positivo, ma solo quando si riesce a far sì che il futuro sia migliore, e un futuro migliore di questo io al momento attuale non lo vedo. Quindi io penso che l'ASI debba continuare su questa strada, debba essere soddisfatta dei risultati ottenuti, deve continuare a impegnarsi affinché ogni anno si continui a crescere. Napoli, e lo abbiamo già ricordato presentando il volume La collina degli audaci di Sergio Troise e Massimo Nobile, ha avuto un grande ruolo nella storia delle competizioni automobilistiche, ospitando dal 1934 al 1962 il Gran Premio che ne porta il nome. Questo glorioso passato, che non rivive solo attraverso le immagini e i racconti del volume edito dalla libreria dell'Automotoclub Storico Italiano, ma anche e soprattutto per l'impegno del Classic Car Club Napoli, che con quella di quest'anno è arrivato alla 18ª rievocazione storica. Nei primi anni la competizione era intitolata Coppa Principessa di Piemonte di Casa Savoia e solo nel 1938 assunse la denominazione di Gran Premio di Napoli. Pur non essendo valida per alcun campionato internazionale, la gara di velocità che si disputò sul circuito di Posillipo dal 1948 al 1962 ebbe grande rilevanza e interesse sia per i piloti che per le case costruttrici.
nell'albo d'oro figurano i nomi più prestigiosi del motorismo mondiale. Da Tazio Nuvolari, il primo vincitore, ad Alberto Ascari, che per ben 5 volte ha posto il suo sigillo sulla corsa. La vittoria è invece sempre sfuggita a Juan Manuel Fangio, che era tra i grandi estimatori del percorso partenopeo. Alla rievocazione si sono presentate oltre 80 vetture, a cui si sono aggiunte alcune moto in mostra statica. In onore dei trascorsi agonistici del Gran Premio, la rievocazione ha impegnato i partecipanti in una prova di regolarità, valida per il campionato sociale, che è stata seguita anche da numerosi appassionati e curiosi attratti dal fascino e dallo charme delle auto. Le macchine sono state raggruppate in relazione all'età e nella post-vintage, la categoria per quelle più datate, la miglior prestazione è stata ottenuta da Teodoro Cotumaccio alla guida della Lancia Artena davanti a Pasquale Riccio con la Fiat 508 e all'Alta Fiat Balilla, la 1100C di Claudio Maranta. Nella Classic ha vinto Giuseppe Morena con la Fiat 1100 TV, che ha preceduto la Topolino C di Luciano Desio e la Austin Healey MK1 di Maurizio Bava. È stata la Triumph Spitfire di Salvatore De Pietro a vincere la Post Classic davanti alla Fiat 2003S di Guido Cautiero e alla Triumph di Carlo Grassi. Nella Modern il migliore è stato Gennaro Tortora con la Fiat 500, seguito da Francesco Pianese con la Lancia Beta Monte Carlo e Mario Bonanno con l'Alfa Romeo GT Junior. Nella Modern, successo di Francesco Guarino con la BMW 318 davanti a Maria Taglialatela su Alfa Spider 2000 e a Pasquale Ascione su Mercedes 300 CE. Tra il numeroso gruppo delle Ferrari ha vinto Francesco Galletta su 208 GT4, mentre tra gli ospiti il più bravo è stato Luigi Labella con la Porsche 356. Come ormai da tradizione del Classic Car Club Napoli, a tutti gli equipaggi, indipendentemente dalla posizione in classifica, sono stati attribuiti riconoscimenti di partecipazione, accompagnati dai ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Nell'arrivederci ai prossimi appuntamenti del nutrito calendario del sodalizio campano. Si è sempre detto che una rondine non fa primavera. Ma il risultato record dell'asta organizzata dalla Bowman's nell'ambito dell'International Motorcycle Show di Stafford in Inghilterra rappresenta il sintomo che l'interesse verso le motociclette d'epoca sta ritornando ai livelli di qualche anno fa, quando non si parlava ancora di recessione e la situazione economica mondiale sembrava viaggiare con il vento in poppa. Sono considerazioni legittimate dai numeri, con l'86% dei lotti che sono stati venduti per un incasso totale di oltre 2 milioni e 200 mila sterline, che con la forte rivalutazione in questi tempi della moneta inglese equivalgono a oltre 3 milioni di euro. Quello che colpisce maggiormente comunque non è tanto la cifra quanto il fatto che un terzo, quindi più di un milione di euro, è stato incassato con soli 5 lotti. La regione di questa edizione dell'asta è stata la Vincent HRD 998 Serie A Rapide del 1939, che è stata giudicata per oltre 385.000 euro. È vero che la cifra comprende anche i diritti d'asta, ma è pur sempre piuttosto elevata. Comunque, godendo di una valutazione che oscillava da un minimo di 310.000 ad un massimo di 360.000, non c'è neppure da meravigliarsi. A giustificare un simile prezzo contribuiscono vari fattori, a partire dalla rarità di questo modello, che dalla fine del 1936 all'estate del 1939 è stato costruito in soli 78 esemplari, e questo dovrebbe essere il penultimo uscito dallo stabilimento di Stevenage, per continuare con le sue prestazioni garantite dal motore bicilindrico AV che le consente di raggiungere la velocità massima di 110 miglia e sfiorare i 180 km all'ora negli anni 30 non è niente male. E, per concludere, con il fascino e l'esclusività che gode la produzione della ditta fondata nel 1928 da Philip Conrad Vincent con l'acquisizione della HRD, iniziale di Howard Raymond Davis. Le moto equipaggiate con il motore bicilindrico AV sono state le protagoniste assolute, visto che la disposizione è presente su tutte quelle che hanno strappato i prezzi più alti. Addirittura la Bug Superior 1150 HP del 1937 è stata venduta ad una cifra 4-5 volte la quotazione. Questa 1096 cm3 equipaggiata con il motore JAP AV di 60 gradi con distribuzione a valvole laterali sul catalogo d'asta era valutata da 42.000 a 56.000 ed è stata venduta ad oltre 205.000 euro.
cifra anche questa, come tutte le altre riportate, che comprende i diritti d'asta. Per meglio comprendere quale sia l'importanza di questo modello, si deve ricordare che un'altra 1150 HP del 1933, da sottoporre ad un restauro totale e per di più mancante di diversi componenti, che era valutata sul catalogo da 14.000 a 17.000 euro, è stata venduta a quasi 74.000. È stata ancora una Buick Superior, la 680 Black Alpine del 1930, ad ottenere la terza maggior valutazione, essendo stata venduta ad oltre 193.000 euro, pur partendo da una quotazione di 98.140.000. A titolo di curiosità ricordiamo che prima di finire all'asta, la piccola delle Buick Superior nel 1971 era stata venduta al terzo e ultimo proprietario per 200 sterline, pagate a rate mensili di 5 sterline l'una. Dopo 44 anni le sterline sono diventate più di 138.000. Per andare sull'otto volante, naturalmente non quello del Luna Park, ma sulla Flying Eight, la moto con questo nome, costruita dalla Coventry Eagle nel 1926 attorno al motore Jap 1000 a valvole in testa, l'acquirente ha dovuto sborsare quasi 150.000 euro. Per completare la top 5 delle moto che hanno superato quota 100.000 euro, c'è un'altra Vincent, la Black Shadow Serie D del 1955. È uno dei 141 esemplari prodotti e l'ultimo proprietario, che l'acquistò nel 1963, la pagò solo 35 sterline a causa di un guasto al cambio che poi venne risolto spendendo solo pochi centesimi. Cifre importanti le hanno spuntate anche alcune moto americane tra le più prestigiose, anche se ben al di sotto di quelle che sono le eccellenze inglesi. Di un gruppo di 4 cilindri sono state vendute la Henderson 1003 Deluxe del 1925 a oltre 62.000 euro, mentre la piccola Cleveland 750 445 del 1927 ha spuntato alla cifra di oltre 51.000 euro. Ha quasi raddoppiato la stima d'asta la Ace 1003 Ford del 1927, che è stata battuta oltre 61.000 euro, mentre è rimasta in venduta la Indian 401 del 1928, che godeva di una stima tra i 91.000 e i 98.000 euro. Le due Harley Davidson Big Twin, la 1002 del 1930 e la 1003 del 1936, sono state vendute rispettivamente ad oltre 17.000 e 20.000 euro. Tra le invendute di grande quotazione c'è anche la bicilindrica Ducati 905 del 1979, assemblata dalla NCR di Bologna, che era stata stimata da 110 a 170.000 euro. Hanno invece riscosso grande interesse le moto messe all'asta da James May e Richard Hammond, i presentatori del programma televisivo Top Gear, che sono anche appassionati collezionisti. Le loro 12 moto sono state tra le più ambite, spuntando valutazioni impensabili, almeno per i parametri abituali in Italia. Altrimenti non crediamo che sia facile comprendere come mai le due Yamaha 50 FS1 del 1974 e del 75 siano state vendute a 10.500 e 9.500 euro. La fama e la popolarità hanno un prezzo, ma un ciclomotore resta un ciclomotore, anche se in Inghilterra ha la targa. Non hanno avuto altrettanta fortuna le poche moto italiane in vendita. La maggior parte di quelle da competizione sono rimaste invendute, mentre quelle assegnate hanno spuntato quotazioni in linea con quelle abituali dei nostri mercatini. The S Time, l'ormai tradizionale appuntamento per i collezionisti della Citroen DS, organizzato dal Camer di Reggio Emilia, con la 18ª edizione ha celebrato anche il 60° anniversario della vettura che venne presentata al Salone dell'Automobile di Parigi il 6 ottobre 1955. Come ormai da un paio d'anni, l'appuntamento per gli appassionati è stato fissato nel parco di una villa ottocentesca ad Albinea, sui colli di quelli che furono i territori di Matilde di Canossa nell'attuale provincia di Reggio Emilia. Anche in questa occasione la risposta è stata notevole, sia in termini numerici, con un centinaio di vetture presenti, che qualitativo, con la gamma completa di quella che si può chiamare la serie della vettura frutto del genio combinato di Flaminio Bertoni, di Paul Maget e André Lefebvre. Bertoni è stato lo stilista, l'uomo del design Citroën, che con le sue macchine e la DS in particolare ha lasciato un'impronta unica e indelebile, come confermano i 20 anni di produzione della vettura con pochissime modifiche a livello estetico. Maget è stato l'ideatore del circuito idraulico delle sospensioni,
che assieme alla linea hanno contribuito al mito, vivo ancora oggi, delle soluzioni impiegate sulla DS, mentre Lefebvre era il direttore tecnico della Citroën a capo della progettazione della macchina destinata a sostituire la trazione avanti, un altro modello leggendario nella storia della casa francese. E in onore e in funzione di questo ruolo che la prima trazione anteriore europea costruita in grande serie non poteva mancare a questo raduno. E a proposito degli esemplari per così dire fuori quota, non poteva mancare neppure la SM, che della DS avrebbe dovuto raccoglierne l'eredità. La SM, sigla che sta per Sport Maserati, è frutto dell'accordo tra la Citroën e la Maserati, che forniva i motori. Il condizionale sulle finalità del progetto SM è giustificato dai numeri di produzione, che dal 1970 al 1975 venne costruito in meno di 13.000 esemplari, contro 1,5 milioni di modelli della serie D. Nel linguaggio comune, le macchine di questa serie vengono tutte identificate con il nome di DS, dalla sigla DS, che è stata la prima a venire presentata e prodotta. La prima in ordine di tempo è stata la 19, con il motore 1.9 di cilindrata, che a partire dal 1957 venne affiancato alla versione ID, o ID per dirla alla francese, che era più economica e con qualche raffinatezza tecnica in meno. Alla 19 seguì la 20, con la cilindrata che restava di 1985 cm3, ma cresceva la potenza, ed era disponibile tanto in allestimento DS quanto ID. Con il passare degli anni la cilindrata arrivò a 2100 e infine ai 2003 cm3 della DS23, mentre la ID venne sostituita dalla D Special. La berlina fu affiancata alla versione break, ovvero la familiare o station wagon che dir si voglia, in vari allestimenti, compreso quello ambulanza, che fu anche l'ultima DS a venire prodotta. Non mancò neppure l'esclusiva versione cabriolet con carrozzeria a due portiere, che costava circa il doppio rispetto alla corrispettiva berlina. La produzione complessiva di questa versione, che fu costruita dalla stessa Citroën o dal carrozziere Henri Chaperon, non raggiunse le 1400 unità e questo, a livello collezionistico, ne fa la DS più ricercata. La presenza di ben 4 esemplari della cabriolet a DS Time rappresenta un'ulteriore conferma del livello del raduno e di come questo sia stato uno dei maggiori esempi di celebrazioni fuori dalla Francia del 60° compleanno della DS. I motocarri nel panorama motoristico nazionale sono mai piuttosto atipici, soprattutto quelli di grossa cilindrata con il cassone per il trasporto merci. Da lasciare a bocca aperta poi se lo stesso motocarro, che è un Hercules 500 della Moto Guzzi, viene usato per il trasporto di una moto, una Bimota SB4 del 1984, e lo si vede entrare nel paddock dell'autodromo di Varano Melegari in occasione di Asi Moto Show. Allora, una volta superato lo stupore, lasciamo che a spiegarci questo abbinamento così inconsueto sia il suo proprietario, Pier Emilio Cividini. Una manifestazione così penso che sia unica in Italia e penso anche in altre nazioni, è bellissimo. È il quarto anno che partecipo, ma è già un'avventura arrivarci con questi mezzi. E poi la festa che c'è qui è impressionante, è una cosa da ripetere unicamente. È una manifestazione molto sana, perché quando c'è dei problemi corre la gente, perché, per come. Cividini, lei parte da Bergamo in moto, cioè anzi con il motocarro? Sì, sì, stamattina alle 6:30, circa 20 km da Bergamo, 6:30, 4 ore arrivo. Una media di 37-40 km orari, una tappa di colazione, giusto per le verifiche, per la bimota. Di che anno è il motocarro? Del 57 esattamente. Quindi il mezzo di trasporto è quasi il doppio degli anni della moto che deve trasportare. Beh, vediamo noi che abbiamo questa età, può venire anche lui, che è un mezzo meccanico. Poi dicono è acciaccato, beh, acciaccato è un compenso unico. Comunque ormai gli anni anche ora adesso si contano a papi. Difatti questo motocarro è difficile che gli dica l'età. Gli faccio contare i papi, qui ci sono tutte le medaglie dei papi. Uno che conosce tutti i papi, in base a quello conosce l'età del motocarro. Non ho mai pensato di partecipare con il motocarro? L'ho già richiesto io di poter salire, però ha detto che non ce ne sono abbastanza di mezzo. In attesa che ci sia la disponibilità di qualche altro appassionato di motocarri, questi veicoli che hanno avuto un ruolo fondamentale per il trasporto negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e per tutto il decennio successivo, si possono inserire nel programma di Asi Moto Show. E non resta che salutare e ringraziare il collezionista bergamasco per quanto ha fatto. Grazie.
grazie a voi che, di questa festa, che mi avete rinnovato di nuovo l'invito, e non mancherò sicuramente finché il mezzo va e il guidatore funziona, ci sarò. È bello vedere tanta passione e tanto entusiasmo. E su questa immagine si chiude la puntata. Nel dover appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epochegestoria.it per informarci sulle vostre iniziative e per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.